Il via libera dell'Istituto Superiore di Sanità, le cosiddette mascherine fatte in casa, cresce il numero di chi ha cominciato a cucirle in proprio. Quali stoffe utilizzare? I consigli degli studiosi dei materiali con Elena Fusai. Le mie mascherine sono fatte in cotone, fuori e dentro, quindi doppio, in più hanno una piega, quindi sono tre passaggi. Di ogni colore e fantasia, le mascherine fai da te invadono il web e con il passaparola le strade di Milano. Milena è su Instagram da quando ha iniziato a cucire i turbanti per sé a causa della sua malattia e poi li ha messi in vendita in rete. Con il Covid sono arrivate anche le mascherine di cotone personalizzate. Io sotto ho una chirurgica, vedete, e sopra ci metto la mia, che almeno è un po' più colorata. Nella capitale della moda, sartorie e artigiani si sono reinventati. Cristina è una decoratrice, la stanza di casa trasformata in laboratorio, le stoffe africane e mascherine. Il ricavato sarà destinato alla comunità di Sant'Egidio. Le protezioni multistrato in cotone, precisano gli esperti, non hanno il potere filtrante di quelle certificate, ma se aderiscono al volto sono adeguate barriere. Alcune fibre sono migliori di altre. Questo è ad esempio il sacco, il sacchetto per gli aspirapolvere, oppure il canovaccio da cucina, anche la t-shirt ha una buona efficienza di filtrazione. Qualcuno non ha dubbi, le mascherine stanno già diventando un accessorio di moda. Come gli occhiali, come tante altre cose, anche la mascherina diventerà un accessorio probabilmente. In ufficio o in fabbrica, al ritorno al lavoro molto